Lo so, siete a casa, non potete uscire, d'altronde nessuno può, e non aspettavate altro che questo video. Ok, forse così è un po' esagerata come cosa, però so che appunto questo format vi piace tanto e quindi io ne approfitto in questa mini intro per ringraziarvi, soprattutto per il feed che mi state dando con i commenti. Mi state raccontando tantissime vostre carriere, mi sto divertendo a leggere i vostri messaggi anche che mi arrivano su Instagram, quindi grazie, grazie davvero. Godetevi questo nuovo episodio, questa nuova parte, quella finale della seconda stagione, ci eravamo lasciati più o meno così. Parte Under! La mette in porta e la Roma vince l'Europa League ai calci di rigore contro il Manchester United. Bisogna costruire quest'anno una squadra già orientata alla Champions più che all'Europa League. Ancora il numero 24, ancora Alessandro Florenzi. È stato un derby dominato, quindi aumentano le difficoltà. La Roma ha un momento down della stagione in modo totale. La Roma si rialza, è perché non c'è molto da fare, o ti rialzi o vai all'inferno e non ci vai ad andare all'inferno, c'è l'obiettivo Champions League. La Roma è a 48, la Roma se vince il derby è quarta in classifica. Va dentro, c'è anche Pinamonti in zona, servizio per lui, occhio a Pinamonti da Zaniolo, ancora Pinamonti! Andrea! Tocco per Pinamonti, va dentro Zaniolo, visto e servito, è solo Zaniolo! Fischia tre volte il direttore di gara, Roma che vince il derby, Roma che scavalca la Lazio in classifica. Eh già, vi avevo parlato nello scorso episodio, uscito la settimana scorsa, di questa nuova difficoltà praticamente di FIFA 20, no? Il post-aggiornamento rende impossibile giocare a livello Ultimate, che è il massimo, quindi ho sistemato tramite qualche tutorial che ho trovato su YouTube i settaggi, quindi modificando un attimino la percentuale realizzativa, tiri, eccetera, e ho reso tutto quantomeno realistico, ma non semplice. Ciononostante, appunto, le varie difficoltà, eravamo riusciti a superare la Lazio e quindi portarci al quarto posto all'inizio praticamente del girone di ritorno. Un girone di ritorno che però non sarà semplice, intanto perché c'è la Champions League. Torneremo a giocare e lo faremo contro un'avversaria che conosciamo bene, perché agli ottavi di finale prendiamo il Manchester City. La stessa squadra che, se ricordate, nello scorso episodio ve ne ho parlato, ci ha battuti in Supercoppa Europea. Abbiamo perso ai calci di rigore dopo aver vinto l'Europa League nella passata stagione contro lo United e il City aveva vinto, non so contro chi, francamente, la Champions League. Quindi avevamo perso, effettivamente il destino ci sorride in parte perché comunque ci permette in teoria di vendicarci, ma d'altro canto ci fa incontrare non proprio la migliore avversaria agli ottavi di finale. Andata che si giocherà all'Olimpico, ritorno chiaramente che si giocherà all'Etihad. Prima ancora però c'è il campionato e ci sarà la Coppa Italia, Coppa Italia all'interno della quale abbiamo battuto l'Inter ai quarti di finale e in semifinale affronteremo l'avversaria che più di tutte ci ha messo in difficoltà in questi anni, la squadra che non abbiamo mai battuto, ovvero il Milan. Quella delle sconfitte costruttive, ma pur sempre pesanti. Partiamo però dal post-derby e quindi Frosinone-Roma. Roma in vantaggio con Pellegrini e poi Frosinone che pareggia. Finisce 1-1. Lazio che batte il Brescia e torna più 1. Quindi neanche praticamente la gioia, il tempo di goderci questo quarto posto che la Lazio ci risorpassa immediatamente, 90 minuti dopo. Lazio che ci darà molto filo da torcere per quanto riguarda la corsa alla Champions da qui alla fine. Però ci arriviamo. Passiamo in Coppa Italia perché dopo il Frosinone c'è il Milan-Roma a San Siro. E qui succede qualcosa. Nel primo tempo il Milan parte bene, sì, però la Roma sembra poter fronteggiare i rossoneri. Non sembra tanto, perché dopo 19 minuti è già 1-0. Gol di Çalhanoğlu, peraltro molto bello, lo state vedendo in questo momento. Roma che però ha il merito di rimanere aggrappata alla partita e al minuto 7 del secondo tempo arriva anche il pareggio di Andrea Pinamonti, che aveva già segnato in Coppa Italia al Parma, un gol pesantissimo, che segna quando gioca e lo fa anche a San Siro. Segna San Siro, finisce 1-1 e paradossalmente la Roma esce favorita dopo l'andata con il Milan, perché l'1-1 in trasferta è un ottimo risultato, dal sapore discretamente diverso rispetto a quello di Frosinone. Andiamo avanti, torniamo a parlare di campionato, è fondamentale ritrovare la vittoria dopo aver perso punti.
a Frosinone, Lazio che affronterà l'Atalanta. Da questo momento in poi vi farò una sorta di partita Roma, partita Lazio, perché diventa una corsa Champions. Roma, che dicevo, ospita il Bologna, soffre molto nel primo tempo da un punto di vista del non riuscire a trovare gol. Mi spiegata malissimo in italiano, ma mi auguro abbiate capito. Dopo 68 minuti Edin Dzeko porta avanti la Roma 1-0, gol pesantissimo, va bene così, sembra fatta. Ma all'87esimo Sansone pareggia la partita. A quel punto mister Marconi non ci vede più. Pausa, adesso io non so se ho ripreso questa parte, spero di sì, perché così ve la faccio vedere mentre ve la descrivo. Pausa, cambio a centrocampo, perché ho detto io però ci dovrò fino alla fine. Dentro Renato Sanchez, tolgo pausa, calcio d'inizio, batto, faccio 2-3 passaggi, arrivo in porta, destro proprio di Renato Sanchez, in porta per il gol del 2-1, Roma che porta a casa 3 punti pesantissimi, come spesso abbiamo fatto in questa stagione. Tra l'altro c'è un commento divertentissimo che vi metto a schermo, che mi ha fatto molto ridere sotto lo scorso video, che riassume anche un po' quanto ci piaccia vincere partite al 90esimo. Ne abbiamo portate a casa tante, eh? L'ultima contro la Fiorentina. Comunque sia, vittoria pesante, vittoria bella, ma vittoria anche della Lazio, che batte l'Atalanta per 1-0, quindi situazione che rimane invariata, 56 punti loro, 55 noi. Champions League, ottavi di finale d'andata. All'Olimpico arriva un Manchester City agguerrito, però ad ospitarlo c'è una Roma che ha ripreso un po' di sicurezze, di convinzioni, perse sicuramente dopo il pareggio a Frosinone, dopo determinati periodi complessi della stagione, perché poi sono arrivati due risultati importanti, senza dubbio quel 2-1 al Bologna, ancor di più paradossalmente, anche se non è stata una vittoria, il pareggio in casa della capolista in campionato, della squadra comunque più forte all'apparenza del campionato, e quindi il Milan. Roma che parte bene contro il Manchester City e che infatti al 12esimo minuto del primo tempo trova il gol dell'1-0 con Edin Dzeko, un gol che fa impazzire l'Olimpico, che ci fa capire che effettivamente si può fare, perché loro sono fortissimi, però può essere la nostra notte, almeno all'andata. Proviamo a vincerla questa partita. È un'illusione, almeno per il momento, perché al 27esimo Bernardo Silva fa 1-1. Addirittura al 35esimo Bruno Fernandes fa 1-2. Sì, lo stesso che è stato acquistato nella realtà dal Manchester United. Bellissima questa cosa. Roma che non si arrende però. Al 43esimo torna sul livello del mare, ancora con Edin Dzeko, ancora gol dell'ex, doppietta e la sua notte. Anche un po' per rispondere alle grandi prestazioni di Pinamonti, che stava diventando decisivo in tutto e per tutto. Però i grandi campioni si vedono anche qui. Caratterialmente viene scelto lui in questa notte contro il City e per ora risponde alla grande. Proviamo quantomeno a vincerla questa partita. Tant'è che a 13 dal 90esimo ci pensa Piotr Zielinski a fare 3-2, trovando un gol che sì, fa impazzire l'Olimpico, perché la Roma controrimonta la rimonta del City, si riporta in vantaggio 3-2, ci copriamo per non prendere il gol del 3-3, ripartiamo se si può per segnare il gol del 4-2, che infatti arriva su calcio di rigore con la trasformazione perfetta di Alessandro Florenzi. Roma 4, City 2, non è detto che siamo passati, però sicuramente è stata una grande notte. Torniamo però in campionato, perché c'è Sampdoria-Roma. Come all'andata sarà una gara difficile, avevamo perso in casa se vi ricordate ed eravamo stati beffati nel finale. Roma sotto 1-0, pareggio di Renato Sanchez e poi gol su punizione di Vasco Regini, ragazzi, che io ho confuso nello scorso video con Biraghi o con Biraschi, non ricordo, credo più il primo. Fatto sta che lì, come ho scherzato nei commenti, ho detto io capisco tutto, un conto è prendere da Biraghi il gol su punizione, un conto è prenderlo da Regini, cioè, tutto il bene che si può volere, però tu non mi puoi pennellare una traiettoria da Roberto Carlos solo su FIFA a livello Ultimate. Fatto sta che Sampdoria-Roma inizia malissimo, perché al minuto 15 la Samp è avanti 2-0. A inizio ripresa, nei primi 20 minuti del secondo tempo, arrivano due gol pesanti, due gol di Jari Verskaren, proprio il talentino dell'Anderlecht che abbiamo comprato ormai un anno fa su FIFA, perché è arrivato a gennaio della prima stagione. E di Verskaren tra l'altro vi parlo nel video, in uno degli ultimi video usciti sul canale, in particolar modo 10 talenti sconosciuti che ho commentato, e quindi ve lo lascio qui sopra nelle schede. Tornando a noi, 2-2 grazie alla doppietta di Jari. A quel punto la Roma vuole comunque provare a vincere la partita, ma clamorosamente il gol lo fa la Samp. Lo fa la Samp con Gabbiadini al 90esimo. Tra l'altro beffa ancor più tale se poi si pensa che la Lazio batte il Genoa 3-1 e quindi si porta a più 4.
in questo momento la Champions si allontana. Però la Roma in stagione lo ha dimostrato, e lo farà anche in questo caso, in stagione ma anche in questa carriera, perché anche nella passata stagione, nelle difficoltà non si abbatte. Dopo una sconfitta pesante, se vogliamo assurda, no, per la dinamica, si rialza. Lo fa sempre da guerriera, con tanta fame, e quindi si riparte. In questo caso si riparte sul campo del Brescia, finisce 1-4, vince anche la Lazio, vittoria pesantissima tra l'altro sul campo dell'Inter, e quindi 62 punti loro, 58 noi. A questo punto c'è voglia di continuare questa falcata Champions, perché il 4-1, seppur risultato molto largo sul campo del Brescia, non può farci dimenticare quella brutta sconfitta lì e chiaramente non può saziarci. Prima però del campionato tocca la Coppa Italia, e potrebbe essere l'occasione giusta per, non dico saziarci, ma toglierci qualche soddisfazione. C'è Roma-Milan, se vi ricordate, all'andata 1-1 a San Siro, e quindi già lì i presupposti per spostare la qualificazione dalla nostra parte si erano venuti a creare. Ecco, questa è una serata che reputo tra le più belle in assoluto di queste due stagioni, di queste prime due stagioni, perché il 2 marzo allo Stadio Olimpico la Roma, dopo un quarto d'ora, va in vantaggio con Zielinski. Gol dell'1-0, se si pensa che ci bastava lo 0-0, questo già ci fa capire quanto in realtà non ci vogliamo accontentare, ma vogliamo proprio vendicare qualcosa contro il Milan. Che sarà mai? Non li abbiamo mai battuti, sottolineo questa cosa, e quindi c'è tanta voglia. Al 22esimo Pinamonti, che non si smentisce mai quando gioca, segna 2-0, che tiene praticamente fino alla fine. Poi però all'89esimo, e lo cercavamo già da qualche azione, arriva anche la firma di Justin Kluivert. 3-0 Roma, Roma in finale, si affronterà la Juventus, che ha battuto anche al ritorno la Lazio, e quindi Juve-Roma il 20 maggio sarà la finale di Coppa Italia, e Roma che in questa serata, ai fini statistici, porta a casa due risultati molto importanti. Il primo è la finale di Coppa Italia, che arriva esattamente a un anno di distanza dall'eliminazione contro il Napoli, sempre all'Olimpico. Roma che quindi supera il record, se vogliamo, della passata stagione. Si era arrivati in semifinale, quest'anno battiamo quel risultato e ci portiamo in finale. L'altro, ovviamente, è stato il primo successo contro il Milan. Molto bene, 3-0, loro tornano a casa, noi ci giocheremo la finale a maggio. Ma torniamo a parlare di campionato. La 27esima giornata è un crocevia fondamentale della stagione, perché se da un certo punto di vista l'attenzione può essere già spostata sul Manchester City, perché ci sarà la sfida subito dopo all'Etihad, quindi quel ritorno degli ottavi di Champions, a tener concentrata la squadra ci sono due fattori. Uno è il Torino, che comunque arriva all'Olimpico ed è un avversario da non sottovalutare. Soprattutto però c'è il fattore Lazio, perché i biancocelesti hanno già vinto contro l'Udinese la sera prima per 4-0, e quindi se la Roma non vince, la Lazio vola addirittura a più 7, o comunque a più 6, dipende sempre se la Roma, insomma, pareggia o perde. Però la Roma vince, e lo fa con cattiveria contro il Torino, 2-1. Tiene la Roma a meno 4 dai biancocelesti, e soprattutto dà morale e spinta per andarci a giocare una delle gare più pazze, più folli, più nonsense di FIFA. Ok, perché poi, anzi no, forse su FIFA queste gare sono normali, nella realtà non molto. Vi racconto che cosa succede all'Etihad, perché in teoria ci aspettavamo, questa non posso farla seriamente ragazzi, non ha senso, è bello quello che è successo, per carità, scusate. Allora, tu ti aspetti un Manchester City agguerrito, che voglia rimontare quella partita, eppure dopo 25 minuti Zaniolo porta avanti la Roma. Per carità, bellissimo, però non può finire qui. Al 37esimo Zaniolo fa 2-0 Roma. Dai, siamo veramente contentissimi. Il primo tempo finisce così. Il secondo si apre con il 3-0 di Nicolò Zaniolo. Prima tripletta in Champions League, si porta il pallone a casa. Serata perfetta e tutto bello. Già il 3-0 in casa del City è un risultato folle. Ma non finisce qui, perché al 60esimo segna Pellegrini. E poi c'è tempo anche per la doppietta di Yari Vershkaren, che quando segna fa sempre due gol a botta. Lui un gol da singolo non è capace. Quindi 87esimo e 95esimo la Roma vince 6-0 in casa del Manchester City. 6-0, non so se avete capito. Io personalmente, quando ho finito la partita, ero contento, ma ero anche un po' rammaricato, perché mi dispiace dirlo, almeno questo è il mio personalissimo parere, FIFA in questo un po' rovina tutto.
Perché è bello che tu possa vincere e perdere con chiunque, è bello soffrire o comunque vincere in modo largo come contro il Milan, perché testimonia una tua crescita. Però poi, cioè, siamo seri, 6-0 in casa del City significa proprio che loro quella partita non sono scesi in campo. E quindi va bene, dai, prendiamocelo. Nella storia del calcio dei risultati così si sono anche verificati. Sono storici, per carità, ma ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa. Siamo chiaramente felici perché il risultato è che la Roma si qualifica per i quarti di finale di Champions League, fuori il City. E quindi adesso chiudiamo il capitolo, vi ho già detto la mia, e torniamo a pensare al campionato. Perché? Perché poi io giustamente mi arrabbio con FIFA. La stessa squadra che vince 6-0 in casa del City non riesce in 90 minuti a fare un gol al Cagliari. Non ci riesce. Anzi, il Cagliari poteva vincere largamente quella partita. E siamo stati noi a salvarci a più riprese. Finisce 0-0. È la 28ª giornata. La Lazio vince la sua partita a Frosinone. In questo momento siamo a meno 6. In questo momento, a 10 giornate dalla fine del campionato, Lazio 68, Roma 62. Insomma, una cosa è chiara, se vogliamo qualificarci per la Champions League, da qui alla fine dobbiamo solo vincere. Cioè, non esiste un pareggio, un risultato buttato, che sia per sfortuna o che sia per distrazione, no. Bisogna solo vincere. Punteggio pieno da qui alla fine è obbligatorio. Si parte bene, Parma-Roma finisce 0-3. Doppietta di Dzeko e gol di Pellegrini. Peraltro, Lazio che perde in casa contro la Juventus e si torna a meno 3. Entriamo nelle ultime 9. C'è Chievo-Roma. Partiamo benissimo. Andiamo sopra 2-0 grazie alla doppietta di Cengiz Under. Poi segna Garritano che ci spaventa un po' a 6 dalla fine. Finisce così. La Roma vince la sua seconda partita di fila. Però, come leggete, ci sono due notizie che non ci piacciono. La prima. Normale, insomma, la Lazio vince in casa del Sassuolo e quindi si porta a 71 punti, restiamo sempre a meno 3. La seconda non ci piace per niente perché ieri Vershkaren in questa partita si rompe il crociato e quindi finisce la stagione, come leggete, sta fuori 7 mesi. Ed è un peccato non soltanto per l'utilità del giocatore alla squadra, perché naturalmente era una risorsa importante, poi si può ovviare, nel senso che Zaniolo non ha problemi di nessun tipo a giocare tutte le partite, o comunque c'è l'opzione Florenzi trequartista, Pellegrini trequartista, cambio modulo, insomma, in qualche modo facciamo, la rosa fortunatamente è molto lunga. Dispiace soprattutto per la crescita di Vershkaren, perché stava migliorando sempre di più, è un giovanissimo talento e un infortunio così lungo può un po' fermarne appunto la crescita. Però non ci pensiamo, dobbiamo pensare soltanto ad una cosa in questo momento, anzi due. Una, ovviamente, è rimontare la Lazio in classifica e portarci al quarto posto. La seconda, però, è prioritaria, è la Champions League. La Roma ai quarti pesca il Tottenham. La sfida contro gli Spurs ci regala belle emozioni, nel senso che poi la Roma deve riconfermare quello che ha fatto contro il City, non sei più la sorpresa, adesso devi andare avanti e macinare. Nel primo tempo segna Dzeko, nel secondo Kolarov su punizione ci regala una grande perla, peraltro ricordo che questa è l'ultima stagione di Kolarov, quindi da qui alla fine quando gioca poco, perché anche il fiato comincia a scarseggiare e Tierney soprattutto scalpita, ma quando gioca gioca bene e ci regala queste perle come quella che state vedendo su punizione. Poi però a 7 dalla fine Ndombele accorcia le distanze su errore della Roma se non ricordo male, ma voi lo state chiaramente vedendo adesso live. Comunque Tottenham che riapre partita e discorso qualificazione, perché naturalmente adesso non dico che siano favoriti loro, sarebbe paradossale dirlo avendo vinto, però a loro basta 1-0 al ritorno. Intanto pensiamo al campionato, perché come vi dicevo qualche minuto fa la Roma deve solo vincere da qui alla fine. Però da qui alla fine ci sono anche partite toste, la Lazio ad esempio ha perso punti contro la Juventus e adesso la nostra 31ª giornata di campionato è proprio Roma-Juve. Dopo mezz'ora Alessandro Florenzi porta avanti i giallorossi. È un gol pesantissimo, è un gol che fa esplodere lo stadio perché proprio il capitano, che peraltro sta segnando sempre meno in questa seconda parte di stagione, però quando lo fa, insomma, sceglie sempre occasioni speciali. Al 39esimo Zaniolo porta i giallorossi sul 2-0, lui che aveva trovato l'assist per Ale nell'occasione del vantaggio, Roma avanti di 2. Roma che sta battendo la Juventus, ok? Sì, siamo vivi, ci siamo, perfetto, teniamolo questo risultato, perché loro sono forti, se vogliono in un minuto ce ne fanno tre. Uno ne arriva effettivamente al minuto 67 e ci spaventa, perché poi la Juve da lì a qualche istante avrà anche un'altra occasione, però
in difesa non sono proprio fortissimi, nel senso che ci regalano spazi e ci regalano anche un calcio di rigore al minuto 79. Dal dischetto non può andare Florenzi perché è uscito, va Lorenzo Pellegrini che non sbaglia, Roma 3, Juventus 1, finisce così. Il match dell'Olimpico è una vittoria pesantissima. Tra l'altro vorrei sottolineare che in 10 giorni abbiamo battuto le due squadre che stanno dominando il campionato, e quindi Milan e Juventus, segnando 3 gol ad entrambe. Ma la Lazio fa il suo. Siamo sempre a meno 3, li aspettiamo al varco e ci riproveremo subito. La prossima settimana noi affrontiamo il Napoli, che è un altro avversario molto tosto, e verrà a giocare all'Olimpico. La Lazio invece giocherà contro il Chievo, quindi in teoria questo potrebbe essere un altro turno favorevole a loro. Vedremo, perché prima del Napoli c'è il Tottenham, sfida di ritorno. La Roma ha vinto all'andata, ma deve stare, ripeto, molto attenta, perché in palio c'è una semifinale di Champions League. Entrambe la vogliono, la sentono. Roma avanti con Kluivert dopo un quarto d'ora, con questo bellissimo gol, questo bellissimo destro a giro. Pareggio di Kane al 20esimo. Roma che però vuole vincere la partita, vuole allontanare i fantasmi, e segna un altro bellissimo gol con Edin Dzeko praticamente in sforbiciata al 23esimo, quindi soltanto 3 giri di lancette più tardi. Ci riportiamo in vantaggio, ci rimaniamo quasi per tutta la partita, poi però a 9 dalla fine, al minuto 81, pareggia Eriksen, fissa il punteggio finale sul 2-2, che però a noi basta. Ci andiamo a giocare la semifinale di Champions League. Nel frattempo vi ho voluto evidenziare anche tutti gli altri risultati, perché entriamo nella fase calda della Champions, e quindi la Juve esce con l'Atletico, il Bayern Monaco esce con il Real Madrid, tra l'altro con due pareggi beffardissimi, il Borussia Dortmund esce con il Manchester United. Le due semifinali saranno Roma-Atletico all'andata e quindi sempre all'Olimpico, sull'altro campo Manchester United-Real Madrid. Ci fate caso? Perché due squadre sono le stesse della passata stagione. La coppa è diversa, all'epoca era Europa League. Sì, sì, ci avete fatto caso. Roma e Manchester United potrebbero rincontrarsi a un anno di distanza in finale. Quella volta, ripeto, Europa League, stavolta un po' più ambizioso il tutto, Champions League. Vedremo, vedremo, ci penseremo a tempo debito. Intanto pensiamo al Napoli. È un'altra gara potenzialmente tosta, ma è un'altra gara che la Roma affronta bene. Se volessi essere un po' più preciso, nel modo identico a come ha affrontato la Juventus, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, sia e soprattutto dal punto di vista di andamento della partita. Perché al minuto 30, sempre Florenzi, stavolta con un gol anche più bello rispetto a quello segnato ai bianconeri, porta avanti la Roma. Al 35esimo questa volta, non al 39esimo, Zaniolo fa 2-0, il Napoli rientra in partita, indovinate con chi? Con Jonathan David, altro giocatore di cui vi ho parlato nel video dei 10 talenti, che gioca al Ghent nella realtà, ma che mi avete detto anche voi, spesso e volentieri ve lo ritrovate nelle carriere o lo comprate proprio voi stessi. Qui l'ha comprato il Napoli, ci segna il gol che ci spaventa, ma che sappiamo gestire. Al minuto 71, Andrea Pinamonti fa 3-1, 3 punti per la Roma, 0 per il Napoli che va a casa, Lazio che vince per 3-0 contro il Chievo, e quindi situazione che rimane invariata. Ma la Roma continua a vincere e questo non può che farci piacere. Continua poi a mettere soprattutto di fila risultati utili. Ma in generale vi leggo proprio la situazione di classifica in questo momento. In testa al campionato c'è il Milan con 86 punti. Segue la Juventus a 82, a meno 4. Poi Inter 81, Lazio 77, Roma 74. La prossima è Roma-Inter. E alla fine di questa partita, comunque andrà, sapremo qualcosina in più. Se l'Inter non perde all'Olimpico, tiene il terzo posto e può sognare anche il secondo. Si difende chiaramente dalla Lazio, che sta inseguendo per difendere il quarto posto, attacca chiaramente il terzo, e soprattutto fa uno sgambetto decisivo alla Roma per la corsa Champions. Ma che succede se al termine di 90 minuti combattutissimi Dzeko mette dentro un gol pesante, forse il più pesante fino a questo momento della sua stagione? Regala 3 punti alla Roma, che come all'andata batte l'Inter, ma questa volta c'è un sapore speciale per la situazione, per il contesto. E che succede se nella stessa giornata la Lazio perde contro il Milan in casa, che poi devo capire com'è possibile, perché giocavamo noi all'Olimpico, però vabbè. Dicevo, succede, come leggete dalla classifica,
che non solo c'è un sorpasso clamoroso, perché a pari punti la Roma è messa meglio per differenza reti e per scontri diretti, quindi 77 e 77 siamo quarti, ma succede che il terzo posto, signori, è possibile, perché in questo momento l'Inter resta a 81 e noi siamo a meno 4, che sono gli stessi punti che separano Juventus e Milan per la corsa scudetto, quindi è tutto apertissimo. La prossima è Udinese-Roma. Vinciamo 1-0, di misura, col gol di Justin Kluivert. Sull'altro campo vince anche la Lazio 4-0, quindi i biancocelesti tornano alla vittoria dopo la pesante sconfitta contro il Milan. Vincono peraltro anche Milan, Juventus e Inter, e quindi la situazione rimane invariata. L'unica differenza sono 90 minuti in meno e quindi un turno in meno alla fine del campionato. Adesso mettiamoci in pausa per quanto riguarda la corsa Champions, perché se fino a qualche settimana fa sembrava impensabile vincere la Champions League e quindi ottenere di diritto la qualificazione alla fase a gironi come l'anno scorso vincendo l'Europa League, adesso, tirando un po' di somme, la situazione è un po' più complessa comunque, è un po' più ambiziosa. Siamo a fine aprile, la Roma si gioca una semifinale di Champions League contro l'Atletico Madrid, è quarta in campionato a pari punti con la quinta e con rare, bisogna essere onesti, possibilità di terzo posto, ma comunque è tutto aperto, e finalista di Coppa Italia, quindi lotta su tre fronti. Analizziamoli passo dopo passo e soprattutto ricordiamoci una cosa: in questo momento farci i calcoli, lo pensavo anche mentre giocavo queste partite, è inutile. Noi diamo il massimo quando giochiamo quella competizione e vediamo dove arriviamo, partita dopo partita, step by step. Il primo di step è il 28 aprile, è l'Olimpico, è Roma-Atletico. La gara si avvia e sembra destinata a finire 0-0, in parità, perché sono due squadre che si studiano prima, si aggrediscono poi, ma non riescono a segnare. Il gol, poi, come spesso accaduto in questa stagione, lo fa la Roma. E lo fa un romano e romanista, non il capitano, ma il vice, se vogliamo. Lorenzo Pellegrini, Roma 1, Atletico 0. I primi 90 minuti delle semifinali terminano così. Sorridono ai giallorossi, che però sanno, sono consapevoli, che non sarà mai la stessa storia al Wanda Metropolitano. Però è anche vero, pensiamoci poi, perché prima c'è il campionato e nello specifico c'è Roma-Genoa, una di quelle sfide che tu rischi di sottovalutare, perché lo hai già fatto in stagione, hai sottovalutato il Frosinone, insomma sono tutti fantasmi che vogliamo allontanare. Eppure dopo 13 minuti il Genoa va in vantaggio, segna Barak. Si mette male, ma dobbiamo stare calmi. Minuto 41, pareggia Kevin Strootman, che aveva trovato un solo gol in questo campionato, pesantissimo, perché segnato al 90esimo praticamente contro l'Atalanta. Kevin non si accontenta, non c'è due senza tre, e arriva il 2-1 della Roma, sempre con l'olandese. E non importa se ha vinto la Lazio, perché vi dirò una cosa, non ha vinto l'Inter. Pareggio per 2-2 contro il Bologna a San Siro. Vi leggo la classifica in questo momento: Inter al terzo posto con 85 punti, Roma al quarto con 83, a pari merito con la Lazio, che chiaramente è quinta. Terzo posto che non è più così tanto un'utopia. Attenzione però, perché da giocare in campionato ci sono soltanto tre partite e saranno Empoli-Roma, Roma-Sassuolo e Milan-Roma. Ci giochiamo gli ultimi 90 minuti a San Siro, ci arriveremo. Perché adesso è tempo di Champions, è tempo di quei 90, almeno minuti, perché potrebbero diventare 120, che ci separano dalla finale o da tanti rimpianti comunque, perché ormai sei in semifinale, quindi sogni di arrivare fino in fondo. Non si mette bene, perché come vi dicevo, come vi preannunciavo, l'Atletico non è il City, almeno in questa carriera, e quindi parte forte e addirittura va in vantaggio con un giocatore che noi conosciamo benissimo, Corentin Tolisso. 1-0 al minuto 13, prestissimo. Dobbiamo rimanere calmi anche qui, anche se non sarà facile. Però sappiamo che se rimaniamo calmi li possiamo spaventare. Nicolò Zaniolo si mette in proprio, sposta il pallone con la suola, si presenta tu per tu con Oblak e poi, con il piede in teoria debole, ovvero il destro, calcia un siluro raso terra che il portiere riesce a toccare soltanto, ma non a deviare, spostandone la traiettoria al di fuori dello specchio della porta. 1-1 e adesso la Roma riporta dalla sua parte la qualificazione, perché se anche l'Atletico facesse un altro gol non basterebbe.
perché col 2-1 passa la Roma per i gol in trasferta. Dovrebbe vincere 3-1 la squadra del Ciolo. Peccato che non succede nulla di tutto questo. Non segna la Roma, non segna l'Atletico. Finisce così, finisce 1-1. La Roma è in finale di Champions League, che è un risultato assurdo, assurdo davvero, che ci riempie d'orgoglio. Detto ciò, c'è un'avversaria in teoria, perché ovviamente la finale si gioca in due. Avete visto, se siete attenti, quando vi ho parlato del match d'andata, nel risultato anche quello che era accaduto sull'altro campo. Ve l'ho lasciato lì, non ve l'ho commentato. Il Manchester United aveva vinto all'andata 2-1 contro il Real Madrid. E quindi, logicamente, insomma, uno si aspetta. Quindi, dillo, dai Fede, non aspettiamo altro. Dillo come fu su FIFA 17 con il Leicester che riaffronti il Barcellona, no, quella volta. Di che riaffronti lo United. E io, ragazzi, ve lo vorrei dire, ma il Real Madrid ha rimontato al ritorno. Ha vinto 3-1. Quindi la finale sarà Real Madrid contro Roma e si giocherà il 29 maggio. Insomma, si sta delineando un finale di stagione apocalittico. Arriviamoci però, perché la Roma farebbe ancora in tempo a perdere tutto. Che succede? Come direbbe Morgan. La Roma deve giocare ad Empoli. Da calendario, prima di questa sfida, vedo che la Lazio dovrà ospitare il Napoli. E qualcosa qui mi puzza. Naturalmente monitoro anche quello che fa l'Inter, che giocherà in casa della Samp. La Lazio vince 4, 3, 5 a 0 con tutti, se ci fate caso. Ma attenzione, attenzione alle big. Perché poi c'è Lazio-Juve e finisce 1-2. C'è Lazio-Milan e finisce 1-2. E con Napoli potrebbe essere una grande occasione questa per la Roma. Che il suo dovere ad Empoli lo fa. Florenzi al 16esimo, Douglas Costa al 58esimo, Zielinski al 62esimo. 0-3. Finisce la partita, vedo cosa hanno fatto le altre. La Lazio ha pareggiato, non ha perso ma ha pareggiato e ci basta, con il Napoli per 1-1. L'Inter vince, vince 3-0 sul campo della Samp. In questo momento al terzo posto c'è l'Inter con 88 punti, al quarto c'è la Roma con 86, al quinto c'è la Lazio, adesso staccata, adesso non più a pari punti, con 84. Nel frattempo monitorò anche quello che accade ai piani alti, perché noto che la situazione tra Milan e Juventus è rimasta la stessa di qualche settimana prima. 4 punti di distanza, Milan 98 con proiezione oltre chiaramente 100 punti, Juventus 94, il che significa che io facevo il tifo perché il Milan vincesse anche la partita successiva, in modo che avrei affrontato i rossoneri già campioni e quindi un po' più rilassati. L'anno scorso ci giocavamo la Champions League con la Juventus, che poi vinse il campionato proprio contro di noi all'ultima giornata, e mica 2 anni di fila può andare così, dai. Ma chiaramente, prima di monitorare quello che fanno Milan e Juventus, noi pensiamo alla Roma, che comunque dovrà affrontare il Sassuolo. Al massimo pensiamo a Lazio ed Inter. La Lazio giocherà contro la Samp, sempre in casa, devo capire come, perché cioè, Roma-Sassuolo, la Lazio contemporaneamente non può, però ok. E Torino-Inter sull'altro campo. All'ottavo minuto del primo tempo, Stefano Sensi, tra l'altro un ex interista di proprietà su FIFA sempre del Sassuolo e quindi tornato dal prestito, porta avanti gli emiliani. Al 33esimo, Zielinski, secondo gol consecutivo dopo quello all'Empoli, 1-1, che però è un risultato maledetto, perché la palla non vuole entrare, la Roma crea tantissimo, con lo stesso Strootman che per un attimo ho pensato potesse risolvere anche questa partita, non ci riesce, fino al minuto 70, a 20 dalla fine, azione della Roma che si sviluppa sull'out di destra, ingresso in area di rigore, palla all'indietro per Pinamonti che apporta per metà vuota, ma quella metà basta, calcia potentissimo, più che di precisione, davvero potente, con tutta la forza che ha in quella gamba destra, perché vuole lasciare un segno indelebile in una stagione molto positiva per lui. Gol del 2-1, altra rimonta della Roma, altra rimonta definitiva. La Roma fa il suo dovere, batte il Sassuolo e si giocherà gli ultimi 90 minuti in casa del Milan. Ma in che modo? Adesso lo capiamo. La Lazio vince 3-2 contro la Sampdoria e quindi resta a meno 2 dalla Roma. L'Inter perde a Torino. Siamo terzi in classifica. Siamo terzi in classifica e attenzione, perché il Milan non vince, ma non vince neanche la Juventus. Pareggiano entrambe. Signori, che vi devo dire? Fammi capisse. È un finale apocalittico.
in 180 minuti possono succedere due cose: gioire o disperarci. 90 minuti, i primi, saranno dedicati a Juventus-Roma, la finale del 20 maggio contro i bianconeri. A soli 3 giorni di distanza ci sarà il Milan. Gli ultimi 90 minuti reali proprio del campionato, 38esima giornata, e giochiamo in casa della più forte, della squadra che ha già il tricolore cucito sul petto. Infine, gli ultimissimi, non per questo meno importanti, almeno 90 minuti della stagione, potrebbero sempre essere 120, saranno contro le Merengues, i Blancos, una delle squadre più blasonate al mondo, il Real Madrid, tutte in un unico video e soprattutto tutte giocate, non raccontate. Le viviamo in live, aspettate due giorni e vediamo che succede. Never give up e a prestissimo.